Adesso procediamo subito col giuramento dei consiglieri neoeletti e per questioni logistiche, visto che la sala è gremita, anziché farli venire come usualmente vengono alla presidenza, preferiamo noi far accostare il messo con l'atto di giuramento, quindi uno ad uno si alzeranno e reciteranno la formula di giuramento da consigliere comunale. Scusate.
l'anno 2015 a chi giuro di adempiere le mie funzioni con lo scrupolo e coscienza nell'interesse del comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Procediamo adesso in ordine. Sono cardinale. Lei consiglio di stare al lato, no? Adesso procede al giuramento il consigliere Valeria Gambino. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Procediamo col consigliere Alamia Vincenzo. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Si prepara il consigliere Taormina Fabio. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza l'interesse del comune agli interessi della Repubblica e della Regione. Va il consigliere Pierangela Messeri. Consigliere Bottiglio Vito. Adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza dell'interesse comune e armonia degli interessi della Repubblica e della Regione. Consigliere Lorenzo Fiorello. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza dell'interesse del comune. Consigliere Ambrogio Conigliaro. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Consigliere Maria Rita Picone. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Consigliere Luca Senapa. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Consigliere Battaglia Letizia. Coscienza, l'interesse del comune, l'armonia e l'interesse della Repubblica e della Regione.
consigliere Gianmarco Gaetano. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza negli interessi del comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Repubblica. Consigliere Lo Monaco Giacomo. Consigliere Salvatore Sgroi. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune e in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Consigliere Migliore Salvatore. Consigliere Vita Tranchina. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Consigliere Palazzolo Francesco. Consigliere Siino Giuseppe. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, ma non è l'interesse della Repubblica e della Regione. Consigliere Ferranti Fabio. Giuro di adempiere le mie funzioni scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Consigliere Pietro Salvatore Mannino. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune e in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Consigliere Savasta Cosimo. E dai, giuro di adempiere le mie funzioni con scopo di coscienza nell'interesse in armonia all'interesse della Repubblica e della Regione. Consigliere Alessandro Gambino. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Consigliere Cilluffo Giuseppe. Giuro di adempiere le
giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia e interessi della Repubblica e della Regione. Consigliere Caterina Gambino. Consigliere Dario Salvatore Armetta. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia e gli interessi della Repubblica e della Regione. Consigliere Finazzo Rosalia. Consigliere Lo Piccolo Serafina. Nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Consigliere Gallina Giovanni. Romeo Salvatore. Consigliere Salvatore Maniciotto. Adesso procediamo con il giuramento del sindaco neoeletto. Giuro di osservare lealmente la Costituzione e di adempiere con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Faccio i complimenti a tutto il Consiglio Comunale e desidero puntualizzare che oggi
nonostante tutto si apre una bellissima pagina nuova dell'attività politica della città di Catania. Il Consiglio Comunale è agli occhi di tutti, un Consiglio Comunale rinnovato non tanto anagraficamente parlando, ma spero rinnovato nelle idee, spero rinnovato nei progetti e spero collaborato da tutti coloro i quali oggi per primi giungono in questa sala così gremita, nella speranza che il prosieguo di questa attività politica nostra ci siate sempre accanto e ci stiate vicini. Perché vi garantisco che nonostante il momento di estremo orgoglio e di estrema contentezza, se così si può dire, sia per la vittoria che per l'insediamento degli stessi consiglieri comunali, la politica a Catania deve tornare ad avere il suo ruolo, deve tornare ad essere motore dell'attività sociale della città e deve indicare le linee che l'amministrazione dovrà seguire nell'interesse dei nostri cittadini. Io ho sempre ricordato nella passata consigliatura, visto che sono uno dei pochissimi consiglieri comunali uscenti rieletti, ho sempre fatto bandiera di questo mio obiettivo che si torni a ragionare in quest'Aula, che la politica, i gruppi consigliari, le appartenenze ideologiche tornino a confrontarsi e siano da stimolo, ma soprattutto da orientamento e non meno da vigilante per l'attività amministrativa del comune. I carinesi chiedono questo, lo hanno chiesto rinnovando il consiglio comunale, lo hanno chiesto rinnovando l'orientamento politico della città e si aspettano tanto sia dal consiglio comunale che dall'amministrazione tutta. Grazie. Degli scrutatori, prendiamo due della maggioranza e uno della minoranza. Per la maggioranza prendiamo il consigliere Maniciotto e la consigliera Messeri, per l'opposizione il consigliere Conigliano. Procediamo alla votazione, chi è d'accordo rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi è astenuto lo dichiari. Approvato all'unanimità. Adesso passiamo al punto 4 dell'ordine del giorno, esame cause di ineleggibilità e convalida elezione dei consiglieri comunali neoeletti, articolo 9 legge regionale 24686 numero 31 e articolo 18 comma 2 legge regionale 21 settembre 90 numero 36 e successive modifiche e gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 numero 235. Premesso che a seguito consultazioni amministrative del 31 maggio e del 1 giugno 2015 ed è seguito turno di parlare. Il nostro sindaco è abituato più alla sostanza che alla forma, quindi premesso che a seguito consultazioni amministrative del 31 maggio del 1 giugno 2015 e del secondo turno di ballottaggio del 14 e 15 giugno 2015, come risulta dal verbale dell'ufficio elettorale centrale del 16 giugno 2015 per il secondo turno di ballottaggio depositato agli atti della segreteria di quest'ente, in partita sono stati proclamati eletti consiglieri di questo comune i signori che vengono qui di seguito riportati. È sbagliata. Non si preoccupi, rimedieremo come a tanto altro. Grazie. Chiaramente mettiamo la lettura dei consiglieri perché già li conosciamo, che hanno giocato tutti. Il relativo avviso è stato pubblicato a mezzo manifesto al proprietario e nei luoghi pubblici di questo comune, che il sindaco, con note registrate e debitamente notificate a ciascun consigliere, ha partecipato all'elezione alla carica che viene assunta all'atto della proclamazione. E mentre dell'articolo
a mente dell'articolo 41 del testo unico della legge per le elezioni dei consiglieri comunali della regione siciliana, approvato con il DPS del 860 numero 3, successive modifiche e integrazioni. Preso atto che, essendosi validamente insediato in consiglio comunale per ottemperare agli adempimenti della prima avanza consigliare, ai sensi dell'articolo 19, comma 5 della legge regionale 26892 numero 7, secondo le direttive impartite dall'assessorato dell'autonomia locale e della funzione pubblica, con circolare numero 5 del 6 giugno 2015, deve preliminarmente iniziare la propria attività con l'esame delle condizioni di elegibilità secondo l'articolo 9 della legge regionale 24 giugno 1986. Numero 31. L'articolo 18 della legge, regionale Sicilia numero 3690 contiene le condizioni di candidabilità secondo l'articolo 10 del decreto legislativo regionale 31 dicembre 2012 numero 235. Tenuto conto che l'esame delle condizioni di elegibilità prescinde da reclami o opposizioni e deve riguardare tutti i componenti, anche se assenti, per la necessaria verifica della costituzione del collegio. Viste le disposizioni di cui gli articoli 9 della legge regionale 24 giugno 1986, numero 31, articolo 18 della legge regionale 3690, nonché l'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, numero 235, che elencano i motivi di ineleggibilità consigliere al fine di determinare se la posizione dei non eletti trovi riscontro nella fattispecie astratta propria delle norme in esame. Atteso che con essa sollevata alcuna opposizione, sollevata alcuna opposizione o reclamo in ordine alla condizione di eleggibilità di ciascun consigliere, rilevato che nessuna condizione di eleggibilità è stata accettata ai sensi della normativa anzidetta, dopo l'invito rivolto dal Presidente ai consiglieri presenti di denunciare eventuali cause di ineleggibilità a loro conoscenza, e atteso che nessuna denuncia venga fatta, ritenuto pertanto di dichiarare la convalida dei consiglieri comunali proclamati eletti come sopra generalizzati. Visti la legge regionale 246 dell'86 numero 31 e legge regionale 2190 numero 36, numero 7 del 92, numero 26 del 93, numero 30 del 2000, visto lo statuto comunale, il vigente regolamento di funzionamento del consiglio comunale, visto l'ordinamento antilocale in Sicilia, vista la circolare numero 5 del 6 giugno 2015 dell'assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica, propone convalidare i 30 consiglieri comunali proclamati eletti nella consultazione del 31 maggio e 1 giugno e secondo turno di ballottaggio, di seguito riportati, secondo il numero di preferenze elettorali individuali, non trovandosi in alcuna delle condizioni che ostano alla nomina di consigliere comunale. Parere? Si può procedere alla votazione delle cause di ineleggibilità. Per cui, per il punto 4 all'ordine del giorno, esame di cause di ineleggibilità e convalida l'elezione del consigliere dei consiglieri ineleggibili, alla legge regionale 24686 numero 31 e articolo 18, comma 2, legge regionale 3190 numero 36 e successive modifiche, articoli 10 e 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 numero 235, si procede alla votazione. Chi è d'accordo rimanga seduto, chi è contrario si alzi e chi è astenuto lo dichiari. Approvato all'unanimità. Procediamo al punto 5 dell'ordine del giorno. Ipotesi di incompatibilità, articoli 10 e 11 legge regionale 3186 e successive modifiche, ed il decreto legislativo numero 39 del 2013. Premesso che a seguito consultazioni amministrative del 31 maggio e del 1 giugno 2015 e del secondo turno del ballottaggio del 14 e 15 giugno 2015, come risulta dal verbale dell'ufficio elettorale centrale del 16 giugno 2015, per il turno di ballottaggio depositato agli atti nella segreteria di quest'ente invalidata, sono stati proclamati eletti consiglieri di questo comune i signori che vengono qui di seguito riportati. Il relativo avviso è stato pubblicato a mezzo manifesto all'Albo Pretorio e nei luoghi pubblici di questo comune.
che il sindaco, con nota registrata e debitamente notificata a ciascun consigliere, ha partecipato all'elezione alla carica che viene assunta all'atto della proclamazione, come viene previsto dall'articolo 41 del testo unico della legge per l'elezione dei consiglieri comunali della regione siciliana, approvato con decreto presidente della regione numero 208060 numero 3 e successive modifiche e integrazioni. Considerato che, essendosi validamente insediato il Consiglio Comunale per ottemperare agli adempimenti della prima ordinanza consigliare, l'articolo 19, comma 5, legge regionale 26 agosto 92, numero 7, secondo le direttive partite all'assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica con circolare numero 5 del 6 luglio 2015, esaurite le operazioni di convalida e di surroga tra gli adempimenti di rito, prendere esame di ipotesi di incompatibilità disciplinate dagli articoli 10 della legge regionale numero 86 nel testo modificato dall'articolo 21,4 della legge 22/12/2005 numero 19 ed integrato dall'articolo 17 della legge regionale numero 22 del 16/12/2004 nonché dall'articolo 11 della sopracitata legge regionale numero 21,86 e dal decreto legislativo 39/2013 avviando ove ne ricorre il presupposto la procedura per l'eventuale decadenza del consigliere interessato disciplinata dall'articolo 14 citata della citata legge regionale 31/86. Vista la nota del capo ripartizione prima, protocollo numero 29/860 del 17 giugno 2015, con la quale al fine di procedere agli adempimenti di rito previsti dalla legge, fra i quali l'esame di compatibilità di cui all'articolo 10 della legge regionale numero 31/86 nel testo modificato dal comma 21 eccetera eccetera, l'articolo 11 della legge regionale numero 31/86 numero 39/2013 ha invitato i responsabili delle ripartizioni seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima, ottava, nona e decima del servizio autonomo legale e del responsabile servizio autonomo sportello unico attività produttive a comunicare per i consiglieri proclamati eletti ipotesi ascrivibili alle sopracitate norme. Preso atto che il capo di partizione seconda alle servizi economici finanziari con nota numero 30083 del 18 giugno 2015 ha comunicato che non esistono ipotesi di incompatibilità nei confronti dei consiglieri comunali proclamati eletti. Preso atto che il capo di partizione quarta lavori pubblici con nota protocollo numero 30128 del 18 giugno 2015 ha comunicato che non risultano agli atti d'ufficio fattispecie da ricondurre alle ipotesi di cui all'articolo 10.11 della legge regionale 31/86 successive modifiche ed nei confronti dei consiglieri comunali proclamati eletti. Preso atto che il capo di partizione quinta tributi, canoni e servizio idrico integrato con nota protocollo numero 31.299 del 24 giugno 2015 ha comunicato che è stata riscontrata una posizione debitoria ascrivibile all'articolo 10 della legge regionale 31/86 successive modifiche nei confronti dei seguenti consiglieri comunali proclamati eletti: Gambino Valeria, Conigliano Androzzo e Gambino Caterina. Viste le leggi, legge regionale 24/86 successive modifiche, 7 del 26 agosto 92, 30 del 23/12/2000, 22 del 16 dicembre 2008, visto lo statuto comunale, il vigente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, ovviamente enti locali in Sicilia, propone per i motivi espressi in narrativa di avviare nei confronti dei signori consiglieri comunali sotto elencati: Gambino Valeria, nato a Carini il 12 ottobre 1974, Conigliano Androgio, nato a Carini il 16 giugno 1970 e Gambino Caterina, nato a Palermo il 26/9/1964, il procedimento di cui all'articolo 14 della legge regionale 24/86 numero 31, contestando agli stessi, come comunicato al capo di partizione quinta con nota protocollo 31/299 del 24 giugno 2015, una posizione debitoria ascrivibile all'articolo 10, comma 6 della legge regionale 31/86 successive modifiche, ed assegnando nel contempo il termine di giorni 10 per la presentazione delle osservazioni da parte dei neo
consiglieri interessati che decorrere dalla data della seduta per i consiglieri presenti in aula e dalla data della notifica giudiziale per i consiglieri assenti. Propone di demandare ai presenti, al Presidente del Consiglio Comunale o di chi ne esercita le funzioni e gli adempimenti conseguenziali relativi all'esecuzione del presente atto. Propone di non riscontrare alcuna ipotesi di incompatibilità prevista dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 24.186 numero 31 e successive modifiche legge 39 del 2013 a carico dei seguenti consiglieri eletti allo stato degli atti e a seguito di quanto comunicato dagli uffici. Allora, tenuto conto pertanto. Allora, abbiamo saltato e ho invertito un paragrafo, per cui dico integriamo quanto già detto prima. Tenuto conto peraltro, come risulta dalle allegate note trasmesse dai capi di partizione responsabili dei servizi e per quanto agli atti d'ufficio non sono state riscontrate fattispecie riconducibili alle ipotesi di incompatibilità previste dagli articoli 10, legge regionale 31.86, nel testo modificato dall'articolo 21 e integrato all'articolo 17 e dall'articolo 11 della città 3, nonché al decreto legislativo nei confronti dei consiglieri proclamati eletti, ad eccezione dei seguenti consiglieri proclamati eletti, Gambino Valeria, Conigliano Ambrogio e Gambino Caterina, per le ipotesi indicate dal capo ripartizione quinta. Rilevata l'obbligatorietà da parte del Consiglio Comunale della procedura di contestazione ove a carico di un consigliere si ipotizzano cause di ineleggibilità o incompatibilità, assistite da un fumus di fondatezza che nella specie risulta sussistente da elementi documentali, che l'obbligatorietà della contestazione prescinde dall'accertamento o dalla valutazione dell'effettiva sussistenza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, che di contro tale accertamento è demandato alla fase successiva alla scadenza del termine da assegnare al consigliere per formulare osservazioni e ciò in quanto il comma 5 del citato articolo 14 della sopracitata legge recita che scaduto detto termine entro i 10 giorni successivi il consiglio delibera definitivamente ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o incompatibilità che pertanto in quanto avvio alla procedura di contestazione costituisce in presenza di documenti elementi di sussistenza del fumus di ipotesi di incompatibilità, violazione palese della norma succitata. Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto avviare per i consiglieri neoeletti sopra indicati la procedura di contestazione prevista all'articolo 14 della legge regionale 3186 che consta di diverse fasi che qui di seguito vengono elencate. Primo, quando successivamente all'elezione si verifichi qualcuna delle condizioni della presente legge come causa di ineleggibilità, ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di compatibilità previste dalla presente legge, il consiglio di cui l'interessato fa parte glielo contesta. Il consigliere ha 10 giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o incompatibilità. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, il Consiglio delibera definitivamente ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità. Invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se per caso, l'opzione per la carica che intende conservare. Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi 10 giorni, il Consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio. La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e notificata entro 5 giorni successivi a colui che sia stato dichiarato decaduto. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore. E allora, in buona sostanza ci apprestiamo a votare la proposta
di contestare per intero, viste le comunicazioni degli uffici, la proposta di incompatibilità. Per cui procediamo. Per i rimanenti 17 non è stata sollevata nessuna eccezione. Visto cosa succede? Consigliere, no. Io. E allora, procediamo alla votazione. Siamo in votazione, signore. Chi è d'accordo rimanga seduto, chi è contrario si alzi e chi è astenuto lo dichiari. Votata all'unanimità. Allora, passiamo al punto 6, elezione Presidente del Consiglio Comunale. Allora, invito gli scrutatori precedentemente nominati ad avvicinarsi per siglare le schede di votazione. Allora, mettiamo ai voti la proposta del consigliere comunale Gaetano Giambanco. Consigliere comunale Gaetano Giambanco chiede la sospensione di 15 minuti per riorganizzare i lavori d'aula. 5 minuti. Allora, 5 minuti, mettiamola ai voti. Chiedo scusa agli scrutatori, dovete rimettere la vostra. Sto soffrendo. Allora, procediamo alla votazione. Chi è d'accordo rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi ha astenuto lo dichiari. Approvato all'unanimità. Scusate, sono le 10:43 e ci votiamo adesso per non inquinare con la forza. Sono adesso le 10:43, alle 10:48 la donanza è scusate. Ripetiamo la votazione. Chi è d'accordo alla sospensione per i 5 minuti su proposta del consigliere Giambanco rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi è astenuto lo dichiari. Consigliere Ciruffo, le do una spiegazione che sicuramente non è tecnica né tantomeno è giuridica. Io per primo mi sono girato a guardare questa parte dell'assise che stava cominciando ad alzarsi. Probabilmente questi sono gli embrioni di quella discussione a cui facevo riferimento prima io, che dovrà animare questo Consiglio Comunale. E probabilmente anche la noia che io ho provocato dovendo obbligatoriamente recitare gli articoli previsti nelle cause di incompatibilità ha assopito la riflessione dei colleghi consiglieri. E dico, democraticamente, l'assise si esprime e noi ne prendiamo atto. Non vogliamo essere poco polemica sulla parte della situazione. Comunque la votazione già era stata fatta, i 5 minuti erano stati accordati, ha rimesso in votazione, ci consentiamo anche questo, così procediamo la posizione. Grazie. Grazie consigliere.
Prego, diamo la parola al consigliere Amato. Possibilmente il Presidente non ha visto la sala. La mia intenzione era quella di votare e esprimere il mio voto contrario. Allora, no, la proclamazione del Presidente è assistito dagli scrutatori, quindi se gli scrutatori, il Presidente, mi dicono che si va ritenuto la votazione che non è stata correttamente effettuata, prendo la responsabilità loro. Presidente. No, non posso esprimermi, è una competenza specifica del Presidente assistito agli scrutatori. Quindi, dico, ripetiamo nuovamente che cosa succede, non c'è stata una votazione precedente, lo diranno gli scrutatori. Se non c'è stata una votazione precedente, io ho visto che il Presidente, nella sua celerità, ha messo a votazione, non tanto che nemmeno il tempo mi stavo io alzando insieme a tutti gli altri. La mia tesi è questa. Per quanto diciamo espresso dai consiglieri comunali Migliore e Alabia, dichiaro valida la chiedo scusa consigliere Giambrano. Chiedo agli scrutatori se d'accordo con il Presidente dichiarano valida la seduta. La votazione, scusate. Seconda. Oggetto qui. Riteniamo sia opportuno lasciare l'aula per 5 minuti e poi. Consigliere Messeri, al di là delle opinioni personali, le chiedo di esprimere parere sull'esito della votazione. Certo, benissimo. Consigliere Giambanco, l'ultimo intervento per sfida della democrazia e dopodiché la questione è chiusa. Ringrazio il consigliere Giambanco per aver ritirato la proposta. Prenda posto, consigliere Giambanco. Quindi gli scrutatori possono avvicinarsi alla presidenza. Thank you.
Adesso procederemo alla votazione del Presidente del Consiglio, che si svolgerà nel seguente modo. Per questioni chiaramente di privacy, i consiglieri comunali ad uno chiamati si recheranno nella stanza del sindaco, che temporaneamente sarà presidiata da due vigili urbani. Per cui chiedo per cortesia al pubblico, dico non è colpa di nessuno, di questo corridoio, di sgomberare per consentire l'accesso nella stanza del sindaco ai consiglieri comunali che dovranno andare a votare. Sì, per favore, ci passano? Perfetto. Il vigile c'è? Quindi... Sindaco, venga fuori. E nel frattempo ricordo ai colleghi consiglieri il sistema di voto. Il voto sarà esercitato a scrutinio segreto e l'eletto sarà chi riporterà la maggioranza assoluta dei presenti, dei componenti. Per cui se il sindaco ci cede la stanza, noi procederemo alla votazione. E chiaramente si procederà nell'ordine della anzianità dei consiglieri comunali. Quindi mi sei sentito
consigliere Fiorello. Si prepara il consigliere Conigliano Ambrogio. Così fa. Ambrogio ha qualcosa di fare. Però sveglia ragazzi. Non è io. Però sveglia ragazzi. Guarda che non vuoi dire. Non lo so dire. No, non lo rinviare perché. Si prepara il consigliere Picone Maria Rita. Fermatela quella. Si prepara il consigliere Senapa. Si prepara il consigliere Battaglia. Dovrebbe ritrestare cosa devi vedere. Reclamazione, no? Reclamazione quella. Si va il consigliere Gianbanco Gaetano. Sono ragione, sto pensando. Consigliere Monaco. Si prepara il consigliere Sgroi. Consigliere Salvatore Migliore. Consigliere Tranchina. Consigliere Palazzolo. Consigliere Sino. No, questo è un problema.
capito, io dentro un palchetto, un secondo piano. Consigliere Ferranti. Questo piano. Questa è quella. Sotto straordinario di consiglio. Ora mi mancavano i microfoni. Consigliere Pietro Paolo Mannino, chiedo scusa, Pietro Salvatore Mannino, anzi mi facciamo gli auguri, io sono Massimo. Consigliere Gambino. Chiedo scusa, Alessandro. Consigliere Cicuffo. Caterina Gambino. Consigliere Dario Salvatore Armetta. Consigliere Rosaria Finazzo. Consigliere Serafina Lo Piccolo. Consigliere Giovanni Gallina. Consigliere Salvatore Romeo. Consigliere Salvatore Mangione. Dai Salvo.
gli scolatori per cortesia si avvicinano alla presenza. E allora siamo in fase di scrutinio, per cui chiedo un attimino di silenzio e di attenzione. Mannino, Pietro. Pietro, Mannino. Lo Piccolo. Scheda bianca. Salvatore S. Mannino, Mannino. Armetta Claudio. Lo Piccolo Serafina. Mannino Pietro. Lo Piccolo Serafina. P. Mannino. Pietro Mannino. P. Mannino. Lo Piccolo. Serafina Lo Piccolo. Pietro Mannino. Pietro Mannino. Pietro Mannino. Pietro Mannino. S. Mannino. Scheda bianca. Scheda bianca. P. Mannino. PS. E chi ci viene a sapere? Scheda bianca. PS Mannino. Mannino Pietro. Armetta Claudio. Pietro Mannino. Mannino. Serafina Lo Piccolo. Pedro Mannino.
chiaro e... Deve fare il resto conto del mondo. Scusate, dicevo, dichiaro conclusa la votazione. Il segretario si chiama Stomaco. E allora l'esito della votazione, quindi effettuato lo scrutinio, il consigliere Armetta riporta numero 2 voti. Numero 4 schede bianche. Consigliere comunale Serafino Piccolo riporta 6 voti. Il consigliere comunale Pietro Mannino riporta 18 voti. Chiedendo scusa, perché mentre facevamo lo scrutinio sentiva ripetere Mannino. E se vuoi dire che non salutare l'onorevole Mannino, che oggi ci ha dato il piacere. Garanzia quella della figura del Presidente del Consiglio che deve realmente garantire le parti. E al di là del fatto che vengo da un'esperienza importante che quella fatta insieme insomma, a questa squadra, a questo gruppo e che ha visto giovi sindaco, oggi devo in parte riuscire a dimenticarlo questo pezzo di storia. Eppur portandolo dentro il cuore devo iniziare a capire che il ruolo istituzionale è totalmente diverso. E il ruolo di garanzia mi impone di essere veramente la garante sia per i 12 che ci sono all'opposizione che per i 18 che ci sono nella maggioranza. Questo per raccontare una cosa semplicissima, perché l'impegno non è soltanto da parte mia, ma anche da parte di tutti noi. È iniziare a valutare con reale serietà che ciò del territorio oggi che ha dato piena fiducia a tutti questi 30, ma con la garanzia che dovevamo essere portatori sani di rispetto
portatori sani anche di cambiamento, e iniziare a fare le tre di notte senza litigare, ma per cambiare questo paese e per lavorare, questo devono essere i Io non voglio veramente dilungarmi troppo, però dobbiamo iniziare ad interloquire e a renderci veramente una grande squadra. È difficile pensarlo, perché insomma i trascorsi raccontano sempre che poi probabilmente, siccome il presidente viene da una parte politica, per forza di cose proverà a tendere la mano a chi sta più vicino. Io vi posso garantire che non sarà questo. Ve lo garantisco, e la mia garanzia non nasce dalle parole di un ragazzo di 28 anni, nasce da un percorso politico che mi ha visto in questi mesi, tra virgolette, moderatore all'interno di un gruppo che non aveva la stessa estrazione politica, veniva da posizioni diverse, e questo pezzo di storia mi fa dire che al di là della mancata esperienza, che va sottovalutato, cioè non è una cosa che non è da poco, no? Però sono sicuro che ci sarà una grande e piena collaborazione da parte di tutti voi, che faciliterà tantissimo il mio lavoro, ed è per questo che vi auguro a tutti buon lavoro, e sarà un viaggio lungo 5 anni dove credo che alla fine riusciremo come una grande squadra tutti. Grazie. Vediamo la collaborazione del vicepresidente. I giudatori si avvicinano per firmare di nuovo la scheda. Monaco Giacomo 2. Serafina Lo Piccolo 9. Vito Portiglio 18. Anche se sono in sostituzione. Detto questo, auguro a tutti i consiglieri comunali, l'opposizione della maggioranza, buon lavoro, e la speranza che, come dire, questa nuova legislatura possa veramente dare uno slancio a questo paese che ne ha davvero tanto bisogno. Per quanto riguarda i gruppi consigliari che devono essere formati,
e quindi entro 15 giorni dalla prima seduta o dalla surroga ogni consigliere è tenuto a comunicare per iscritto alla presidenza il gruppo a quale appartiene. Ciascun gruppo è formato da almeno 3 unità. Se tuttavia una lista è rappresentata da 2 consiglieri, questi possono formare gruppo consigliare. Il consigliere che non dà comunicazione di appartenenza ad un gruppo consigliare si intende appartenere all'unico gruppo misto. Quindi chi vuole può tranquillamente dichiarare il gruppo di appartenenza. Presidente? Sì. Consigliere Serapare. Informo l'assise comunale del signor Presidente che il gruppo di Azione Popolare e le persone di Arame, Lo Monaco, Senapo e Gallina hanno deciso di essere rappresentati dal sottoscritto, quale capogruppo. Gruppo per il quale per loro di rappresentare. Grazie. Consigliere Gambino, alla tutti. Intanto volevo complimentarmi col Presidente e col Vicepresidente e poi volevo comunicare che il gruppo del Partito Democratico, composto dai 6 elementi, non mi fate ripetere i nomi, è onorato di essere rappresentato dalla signora Pierangela Messeri. Adesso vi farò dire qualche parola. Sì, il capogruppo del PD è Pierangela Messeri. Onorato di questo ruolo e metto a disposizione del mio gruppo quello di cui sono a conoscenza. Grazie. Saremo all'opposizione, ma di volta in volta vedremo quello che di buono ci può essere da parte della mia associazione. Io volevo, come gli altri gruppi consigliari, annunciare il gruppo Carina, Turco e Carini, che di cui faccio parte io, il consigliere Colmina, e in maniera condivisa abbiamo scelto che il capogruppo sono sottoscritto. Grazie. Va bene, grazie. Consigliere. Presidente, allora, noi del gruppo Movimento 5 Stelle, io vi affinazzo l'inizio a battaglia, capogruppo Saverio. Grazie. Consigliere Tranquilla Vita. Innanzitutto congratulazioni al Presidente e al Vicepresidente, poi i consiglieri Bottiglio, Trantino e Gambino si costituiscono nel gruppo Lattra Carini, che viene rappresentato come capogruppo da Alessandro Gambino. Grazie. Per il gruppo Carini si sta io composto da Pietro Mannino, Manciotto e Romeo, capogruppo e consigliere Ferranti. Intanto in bocca al lupo al nostro sindaco, presidente, vicepresidente, a tutti noi ci spetta un compito importante. Questo gruppo del futuro con i civici siamo io e il Cammino, e questo gruppo abbiamo deciso che verrà rappresentato. Consigliere Migliore, ha chiesto la parola prima il consigliere Migliore. Eh?
consigliere Giappone. Va bene. Poi per la sua competenza quando riguarda
la materia finanziaria, ma anche per la sua carattere, la sua caparbietà e tenacia, ho chiesto che si prendesse carico di questa delega, che è la forse la più pesante di tutti, perché voi sapete, è vero, che qualunque azione amministrativa parte dal risanamento finanziario di quest'anno e qualunque servizio, a lui ho chiesto di sacrificarsi e di assumere questa delega, e lui subito ha dato la sua piena assoluta disponibilità. Al ragioniere Salvatore Bellamenti ho dato la delega delle attività produttive, dello sport, del primo spettacolo, è molto semplice, lui è uno che esercente commercio qui è pubblico esercizio nel centro storico di Carini e naturalmente colgo l'occasione anche per dare il mio sincero cuore e tutta la qualità a coloro, gli esercenti che anche in questo momento di crisi finanziaria stanno aprendo attività nel centro storico nella piazza, che è un atto di coraggio in questo momento. Naturalmente Salvo Bellamenti sarà l'interprete di questa nuova, diciamo, ripartenza del commercio, perché se riparte il commercio nel centro storico sarà anche, diciamo, la rianimazione di quello che per ora è un luogo che per ora è trascurato e che ha bisogno tanto di tanto aiuto e tutta la nostra sforzo, perché tutti ne torni come era la piazza di Pini. Al ragioniere Franco Candela ho dato subito una delega anche molto delicata, è quella del personale, perché Franco Candela l'abbiamo visto anche come ha lavorato nel tessere fila di, perché questa grossa coalizione, e se questa coalizione la maggioranza espresso compatto in questa votazione, il Presidente e il Vicepresidente lo si deve anche al suo merito, e per questo l'ho voluto anche come per questa delega del personale, per questa sua capacità di relazionarsi con gli altri, con le persone, ma anche per la sua esperienza essendo stato direttore di una categoria professionale, è stato anche servizio sociale, è stato direttore anche del patronato di servizio appunto del campo, e quindi ritengo che sia stata data una delega che di cui, della sua professionalità nel commissione. La dottoressa avvocato Marina Scendino ho attribuito una delega perché molti si aspettavano che desse il suo persone deleghe che danno gli assessori nella storia, gli assessori di le donne, gli attori del servizio sociale, ma e la sua professionalità anche per cercare di spezzare luoghi comuni, recitando solo le cose delle donne. No, ritengo che una donna professionista come lei, anche se tu è madre di famiglia, gli ho dato una grossa responsabilità. Quello che più per ora è dettato dall'emergenza. Lei ci dovrà aiutare a uscire dall'emergenza e riportare questi servizi alla normalità. Parlo del lato idrico e del lato rifiuti. Per sapere c'è molta materia di contenzioso legale, c'è molto lavoro burocratico, ci sarà da fare una grande battaglia che non sarà soltanto politica anche giuridica. Ecco perché ho chiesto all'avvocato Marica Scendino di prestare questo suo contributo e di prendersi questa delega, che anche lei ha manifestato la piena e assoluta disponibilità. Per questo la ringrazio. Della presidenza di questo consiglio comunale, se permette una consigliere, due sole parole in attesa che poi farò un discorso molto più completo e che è anticipato. Io ringrazio questo consiglio comunale perché c'è stato queste due ore che ci sono state, si sono svolte in piena e assoluta spirito civico e che fa per sperare questo nostro paese. Io da questo momento non sono il sindaco della maggioranza, ma sono il sindaco che vuole interpretare non solo i sentimenti della cittadinanza e i bisogni, ma so che questi bisogni di cittadinanza devono essere interpretati dal Consiglio Comunale, per cui qualunque comunicazione avverrà soprattutto al Consiglio Comunale, per rispetto di tutti voi.
sindaco di tutti i carinesi. Non è una circostanza di quelli che mi hanno parlato, di quelli che non mi hanno parlato, ma vorrei essere anche il sindaco e spero la scommessa sarà questa, non soltanto del sindaco ma del consigliere comunale, che alla fine del nostro mandato, quando saremo amministratori uscenti, sapere portare ai seggi elettorali molta più gente di quanto fino adesso ha votato, perché la percentuale bassa di questi di tanti cittadini che hanno le tante elettori ci deve far riflettere. Questo è un bonus per la democrazia. La nostra scommessa di tutti, la maggioranza di tutti, essere compresa dal sindaco, appunto, consigliere, è quella appunto di riportare la gente alla partecipazione alla politica. E se noi facciamo la politica nell'interesse dei cittadini, sicuramente la prossima elezione avremo molta più gente che sarà più attiva e quindi possiamo sentire che siamo tutti veri cittadini di Carini appartenenti a questa comunità. Detto questo, ringrazio il popolo. La mia elezione è stata l'elezione popolare. Io ho avuto modo di toccare il centro storico e anche l'estrema periferia di questo paese. E devo vedere che anche gente che senza lavoro, gente disperata, gente senza una prospettiva, ha riposto in me una condizione tutta la speranza. E io, per rispetto a queste persone, fin dal primo momento in cui sono stato, prima di essere addirittura insediato, non ho lasciato un minuto per lavorare, per dare dei segnali a questo paese. E guardate, se oggi stranamente dopo 30 anni sono stato consigliere comunale di 25 anni, per i posti ci sono stati momenti importanti, ho avuto, ho attribuito anche le carte, ho presentato delle valide scritte alla presidenza, per questa volta sto parlando a braccio perché non ho avuto il tempo, perché fino a qualche minuto prima adesso ho dovuto lavorare perché siamo di fronte all'estrema emergenza. E vorrei tanto, voglio sperare che quanto prima si lavori per attuare quel programma che ci siamo dato e più grazie delle emergenze che spero si possa risolvere per tempo. E questo va da braccio, però forse è meglio perché posso meglio esprimere i miei sentimenti che ho verso la cittadinanza, che tanto in un abbraccio, un grande abbraccio ha voluto confortarmi, non soltanto con il voto, anche dopo. Il mio pensiero va però prima, io sono un docente all'Istituto Mizzi, e va tanto ai ragazzi, ai miei alunni che ho dovuto lasciare. Un altro ringraziamento
tra la mia famiglia. Scusate se mi permetto questa parentesi privata. Voi sapete, è un lavoro del sindaco, che già avuto conto che si fa quasi 18 ore al giorno, almeno fino adesso, comporta un sacrificio per la mia famiglia. Quindi mi permettete di ringraziare la mia carina, la mia figlia Maria Rosettina, e i miei figli sanno che ho un altro componente di questa famiglia, e mia moglie sa che è un'altra madre, e che si chiama la città di Carina. In questi 10 giorni che sono stato là a tutto il personale. Devo dire che c'è stata subito l'intesa e devo dire che tutto il personale, per particolare tutti i capi di protezione, la comandante di giunta, il capo della protezione, la seconda e la terza, il tribunale di finanza, tutti i servizi delle pubblici e dell'ufficio tecnico. Io in questi giorni sono stato poco seduto per quest'aula d'ufficio, perché personalmente ho voluto gestire tutti gli uffici anche per dare un segnale e anche per cercare di moltiplicare il valore della sicurezza di tempi. Devo dire che fino adesso hanno fatto di tutto con le scarsissime risorse per Comune di Carini, perché questa macchina non si incendi e che riparta più veloce e più celere di prima. E loro, ma tutto il mio atteggiamento di massima serenità, la barca, sì, io sono al timone, però questa barca andrà, corrono i remi e tutto il personale. E naturalmente un particolare pensiero va ai 105 precari per i quali abbiamo fatto un enorme sforzo, lo continueremo a fare, e anche l'ultima delibera che abbiamo fatto è abbastanza cara. Tutto l'ascolto dell'amministrazione è inteso perché questi vengono stabilizzati e che i contratti vengono fatti al 31 dicembre del 2012. E altro pensiero va anche ai lavoratori dell'ARPA, e questo è un sistema che ormai è andato in conclusione, e che le cui vittime sono i cittadini che non riescono a avere le servizi efficienti, ma anche i lavoratori, che devo dire ho incontrato diverse volte questo luogo di lavoro, e lo quale hanno capito, hanno fatto nonostante almeno 4 mesi di stipendio, 5 mesi fa, hanno preso il paese più, diciamo, più ospitale, più vivibile. Hanno fatto questo sforzo, hanno voluto dare questo segnale di collaborazione. E è un segnale che ho voluto dare che tutti gli angoli, quelli trascurati da sempre, parlo di certi quartieri popolari, le cancellerie, casaline, questo, hanno chiesto che si facesse la polizia straordinaria di questo paese, laddove questa gente era stata trascurata da sempre, per dare un segnale, perché anche gli ultimi, la gente quella più umile, eccetera, eccetera, debba capire la presenza delle istituzioni e quindi del decoro del proprio quartiere dove hanno. Per quanto riguarda questo problema, il problema è più grave, che sappiamo, che sappiamo tutti, assolutamente c'è tutto lo sforzo dell'amministrazione, perché ho dimenticato di dire una cosa, questa giunta ha servito delle deleghe, però ho dato una direttiva ben precisa che abbiamo dovuto concordare, una giunta collegiale di fronte a tutti i problemi, come abbiamo fatto fino adesso, tutti e quattro presenziamo, tutti e cinque scusate, presenziamo a loro quando ci sono i tavoli di discutere queste cose, perché tutti devono sapere dove è la conoscenza in modo che quelle scelte siano adeguate e responsabili. E fino adesso ci siamo riusciti, già qualche nodo è stato sciolto, grazie alla presenza di tutti e cinque assessori. Non ci devono essere compartimenti stagni, deve essere una continuosa trasmissione di informazioni tra gli assessori, e quindi solo così una giunta può operare. Io sono soltanto il capo di un'amministrazione, ma se non ci sono tutte le parti, tutti che procediamo all'unisono, naturalmente questo paese, questa nostra comunità non si potrà più sopravvivere, e questa sarà la direttiva principale, e questo spirito collegiale è quello che rimarrà per gli 15 anni in percorso della nostra amministrazione. E uno
pensiero e concludo subito. Poi ho detto che rimanderò nei particolari, quindi discuterà il Consiglio, naturalmente ci sono domande che il Presidente non sentirà di poter fare, ma lo rimando a un momento molto più organico in relazione ai punti programmatici. E una cosa tengo, siamo in un momento di crisi, però è di scarse, dovuta alla scarsa risorse economiche, però io conto su un fatto. Si può superare questo se noi mettiamo a disposizione tutte le nostre risorse umane e tutte le nostre energie. Io da questo Consiglio Comunale vedo tante, vedo sprizzare energie giovanili, ma anche energie di chi è stato già questo Consiglio Comunale, ma che può dare con la sua saggezza, con la sua conoscenza, un contributo, e a questo tengo moltissimo, che sia chiaro. E non intendo assolutamente, trascurare e a seconda delle convenienze o dei casi che si presentano la parola di ognuno di voi, uno qualunque vostro consiglio, come mi prego la parola letterale quando siete consiglieri, ne terrò conto, anzi lo chiederò e auspico che verranno sempre dati sui tempi, sì, ma non l'amministrazione si accoglieranno quelle che sono le vostre aspettative, ma anche il vostro contributo che è assoluto. Dico, se noi portiamo queste risorse potranno superare i problemi, perché Carini comunque c'ha tante risorse anche economiche, e la prima risorsa è il territorio. Se questo territorio sarà rispettato, sarà organizzato bene, allora questo territorio non solo potrà rivivere, diciamo, i fasti di un tempo quando vengono accettate nel nostro libro di letteratura come un territorio ospitale, vivibile, ma sarà anche fonte di economia e di sviluppo per i giovani e per i grandi, per coloro che hanno venuto il lavoro. Quindi si chiedo a tutti umiltà, chiedo a tutti coerenza, chiedo di mettere da parte l'ambizione, seppur le cifre che ci sono, perché se andiamo tutti all'unisono, se maggioranza e opposizione, voglio ricordare, qua che ci sono persone che si dicono sono l'opposizione, ma con le quali ho fatto tante battaglie, allora dico quelle battaglie politiche, che sia chiaro, e andremo avanti. Quindi coerenza, umiltà, passione e amore per questo paese. Buongiorno. C'è un'opportunità che è quella, diciamo, di poter dare la parola a due figure che in questo momento una ci sta rappresentando e qualcuno invece ci ha già rappresentato in una sede che è diversa rispetto a quella a cui appartiene. Sono l'onorevole Claudia Mammino e l'onorevole Rino Manini. Se avete qualcosa da dire per la prossima. Un saluto, ben accesso. Io ormai sono in rottamazione. Qual è il tuo Claudio? Ho avuto il piacere di conoscerlo e di apprezzarlo. Prima io. Salve a tutti, io niente, assolutamente vi ringrazio per questo invito e auguro sicuramente a questa amministrazione un buon lavoro, perché è sotto gli occhi di tutti e penso che la partecipazione cittadina a questo insediamento sia il simbolo di come questo paese pretende di cambiare, soprattutto su quei problemi che sono sotto gli occhi di tutti. Il nostro centro storico, la nostra costa, i nostri rifiuti, la gestione della nostra acqua, tutti i mega problemi che penso che ci potrebbe, se si comincia bene, ci potrebbe essere una buona possibilità per iniziare a risolvere qualcuno di questi problemi. Sappiamo come è stato amministrato in passato questo comune, non in tanti anni, ecco, e quindi auguro sinceramente a tutti.
tutti buon lavoro, che se mettiamo al primo posto gli interessi dei cittadini, ce la possiamo fare, ce la potete fare soprattutto, e viceversa se entriamo nelle beghe politiche, amicali e non so quali altre, ci sono dinamiche assurde all'interno di queste, di questi consigli a tutti i livelli, in regione, Parlamento e anche all'interno del Consiglio dei Ministri, quindi figuriamoci. Quindi niente, buon lavoro a tutti e grazie. Io ci dovevo essere, ci dovevo essere per esprimere a Giovì l'augurio e anche il ringraziamento per la tenacia, la perseveranza con cui nonostante tutto ha cercato sempre di difendere l'interesse e la vitalità di questa città. Io sono sicuro che il suo lavoro sarà un grande lavoro di costruzione, di ricostruzione e di slancio, di sviluppo di Carini e della sua popolazione. I problemi che ci sono grandi. Confesso di essermi reso conto che sono molto più grandi di quelli che io ho dovuto affrontare. Io, se non fosse stato per una legge elettorale, voi lo sapete, io non ho nulla da dire perché la gente mi ha continuato a votare. Ma cambiò la legge elettorale, l'elezione del sindaco diventò un'altra cosa. E quindi i giochi politici dell'assemblea regionale, dei partiti, di tutti i partiti, furono marci, non mi interessava avere alla direzione delle amministrazioni uomini che non si facevano condizionare, che non si facevano dire. A questa razza e questo è il primo punto di fiducia che dovete avere anche gli avversari. Questo è importante perché significa che si guarda principalmente agli interessi generali e non ai propri interessi. Grazie.